buonasera a tutti, io sono Alessandra Mallamo e rappresento l'Associazione Culturale Spoleto, che insieme al Comune di Polistena per il secondo anno organizza questa iniziativa che speriamo appunto possa accogliere una risposta positiva da parte della popolazione. E quindi per prima cosa, come rappresentante di Scolè, voglio ringraziare il Comune di Polistena e l'amministrazione comunale per aver voluto proseguire in questo percorso, perché il lessico politico e questa riflessione pubblica su filosofia politica giunge appunto quest'anno con questa serata alla seconda edizione. Saranno tre gli incontri, poi magari ne parleremo delle prossime iniziative. Intanto stasera abbiamo con noi il professore Michelangelo Bovero. Sì, prego. Il professore Michelangelo Bovero insegna all'Università di Torino, insegna proprio filosofia politica. Lui è stato un allievo di Norberto Bobbio, perché sempre all'Università di Torino ha studiato, e la sua formazione per quello che riguarda la storia della filosofia è una formazione molto ampia, perché va dai classici greci fino a filosofi moderni come Hegel, Kant, fino anche ad autori contemporanei. E i temi centrali della sua riflessione sono i diritti e la democrazia. Della democrazia in questi giorni è venuto da Torino appunto a discutere con noi, perché ieri a Roccella ha tenuto una bellissima lezione sul populismo, sul tema del populismo, e stasera invece discuterà di un tema che forse in un acchito può sembrare più difficile, anzi forse lo è un po' più difficile rispetto, perché il populismo forse è una cosa che ha una ricaduta è una più ampia e se ne discute di più. Invece l'argomento di stasera è la tirannia della maggioranza. Noi pensiamo che nell'ambito di una manifestazione come questa, appunto, che cerca di riflettere sul tema della... Io non mi rendo conto. Se se ne va la voce? Una manifestazione come questa che cerca di riflettere sulle parole chiave della politica, questa locuzione tirannia della maggioranza è importantissima proprio rispetto al tema della democrazia, perché la tirannia della maggioranza è una sorta di degenerazione della democrazia, uno dei rischi in cui può incorrere la democrazia, e paradossalmente uno dei rischi in cui incorriamo in questi tempi, in cui il rapporto tra minoranza e maggioranza non solo è totalmente, quindi tra maggioranza e opposizione, non solo è totalmente falsato, ma ci sono leggi e premi elettorali che fanno diventare maggioranza quelle che sono invece solo minoranze. E dunque la riflessione su questo rapporto tra maggioranza e minoranza all'interno della democrazia e sui rischi di questa tirannia è molto, secondo me, noi crediamo sia molto pregnante. E pensiamo appunto che sia opportuno nell'ambito di questo contesto, dicevo, perché il lessico politico vuole essere, l'abbiamo pensato insieme all'amministrazione proprio in questo senso, come una filosofia di strada, che però ovviamente questo non significa abbassare il livello della discussione, anzi significa elevarlo e rendere pubblico un livello alto della discussione. Sono, ripeto, molto grata all'amministrazione di Polistena per aver voluto realizzare questa cosa insieme. Dunque, prima di dare la parola al professore Bovero, che ringrazio ovviamente per essere qui con noi, una parola da parte del sindaco e rappresentanza dell'amministrazione. Sì. Grazie, intanto io vorrei salutare e ringraziare il professore Bovero per essere qui a Polistena. Quindi a nome dell'amministrazione comunale, a nome della comunità, diamo a lui il benvenuto, ma il ringraziamento per l'organizzazione di questo evento e degli altri eventi che seguiranno nella seconda edizione di Lessico Politico va dato all'associazione Scolè, la scuola di filosofia, o Sciolè, Scolè. Ho detto bene, perché talvolta viene il si dubbio. Confondono, tranquillo. E quindi voglio ringraziare voi per il lavoro che fate. È ovvio che quando si parla di questi temi noi non possiamo pensare di poter attirare le masse popolari, che magari oggi sono pure distratte da altri problemi, problemi economici, problemi sociali, forse anche una astrazione dalla realtà, dal mondo reale, per mettersi
anima e corpo in un mondo virtuale che poi alla fine è scollegato con tutto quello che ci circonda, con i processi e con i mutamenti storici che invece sono in atto. E quindi l'incontro di questa sera, così come gli altri, per noi è un esperimento, perché è la prima volta che siamo qui, quindi diciamo che siamo delle cavie stasera, mi scuserò con l'associazione Scolè e col professore, ma abbiamo tentato, visto che questo luogo è un luogo nuovo di Polistena, che ancora i lavori non sono nemmeno terminati, quindi sono in corso, abbiamo trasformato proprio, creato una specie di luogo per incontri, per iniziative. Tempo fa è stata fatta pure una mostra che tra l'altro è stata è riuscitissima, quindi stasera magari sarà stata pure la giornata e il tema. Ma tornando proprio al tema, io vorrei un attimo riflettere, perché la filosofia, il ragionamento sono appunto degli spunti affinché le persone aprano la mente. Io ho utilizzato un hashtag, giusto per rimanere in tema di mondo virtuale, che è Open Your Mind, apri la tua mente. Se non si riesce ad affrontare temi difficili per alcuni come questo, noi non riusciamo ad avere la cognizione di quello che ci circonda, della conoscenza, perché solo attraverso il ragionamento, l'approfondimento, anche uno sforzo intellettuale a comprendere alcune cose che magari potrebbero sembrare sconosciute, noi possiamo aprire la nostra mente e quindi allenare la nostra mente a comprendere cose ben al di fuori, che possono sembrare ben al di fuori della nostra portata. Questo è lo sforzo che vuole fare l'amministrazione comunale. Al di là del tema, stasera si discuterà di tirannia della maggioranza ed è un tema che è specifico e molto puntuale e che va oltre i luoghi comuni, la vita quotidiana. Ma questi momenti sono momenti che aiutano e facilitano anche la comprensione e la conoscenza di altre dinamiche civili e sociali, perché se noi non ci appropriamo dei saperi, della conoscenza, noi saremo sempre diretti e governati dagli altri. Questo è uno dei temi, cioè la politica diventa uno strumento davvero democratico quando la gente partecipa, quando la gente sta in strada, quando si partecipa alle discussioni. Noi fortunatamente siamo un'amministrazione che fino a poco tempo fa, fino a domenica, costruiamo delle assemblee popolari come democrazia diretta, ecco. È un esempio anche di partecipazione e di confronto su temi che riguardano la nostra città. È stata fatta proprio domenica un'assemblea, ma anche un mese fa, forse un mese e mezzo fa, ne abbiamo fatto un'altra e scendiamo proprio in strada per andare a trovare le persone, perché spesso ormai siamo in un mondo dove le persone agiscono per delega. No, vabbè, io ti ho delegato, veditela tu, non è un mio problema. No, non è così, perché tutto quello che ci circonda, tutto quello che fa parte di noi è un nostro problema. Se pensiamo che il nostro compito si esaurisce quando ovviamente si va a votare, poi, no? Perché non sempre tutti vanno a votare, ma quando uno va a votare poi finisce, cioè, invece io credo che il processo democratico deve essere un processo continuativo, attraverso uno scambio, attraverso un dialogo perpetuo. Questo è la democrazia, se no la democrazia diventa veramente tirannia della maggioranza, quando la maggioranza si arrocca. E noi potremmo correre questo rischio, professore, sa perché? Perché noi siamo un partito unico che amministra contro tutti. Forse siamo stati tirannizzati al contrario, nel senso che tutto l'arco costituzionale dei partiti politici è contro di noi. Quindi a questo punto potrebbe, ma noi appunto facciamo queste assemblee perché c'è stata una fase a Polistena nella quale invece tutti gli altri, anche i consiglieri che erano stati eletti nell'opposizione, sono passati con la maggioranza e quindi hanno fatto una tirannia della maggioranza al contrario, contro un unico consigliere di opposizione. È una cosa
incredibile succede, ero io in quel caso, però la storia ha voluto che le cose si ribaltassero e che quindi alla fine una tirannide, al contrario, si fosse come dire, presa il gioco della sua ruota, e la ruota ha girato in senso contrario, e quindi alla fine il popolo ha deciso poi di premiare chi era stato, diciamo, estromesso totalmente con una funzione anche forse autoritaria, perché c'erano 20 consiglieri, io questo è un esempio che racconto, c'erano su un consiglio comunale dove erano eletti 21 consiglieri, quindi 20 consiglieri più il sindaco, di cui 13 e più il sindaco erano maggioranza iniziale uscita dalle urne, e altri 7 erano l'opposizione. Allora i rapporti alla fine si sono ribaltati e sono diventati 20-1, quindi una maggioranza ancorché larga che però poteva totalmente occupare tutti i ruoli del potere con facilità senza discutere con l'unico oppositore. Dopodiché si vota nel 2010 e la gente premia l'unico oppositore che era contro tutti, cioè alla fine, no? Quindi dico, ho voluto fare un esempio giusto per dare uno spunto anche di discussione questa sera. Io mi fermo qui perché credo che stasera le persone che sono qui sono venute ad ascoltare un intervento assolutamente qualificato. Il professore Bovero, lo diceva Alessandra, è uno degli allievi di Bobbio, la scuola quindi è una delle migliori scuole italiane di filosofia, quindi cedo a lui la parola perché non potrei assolutamente dilungarmi oltre, visto anche la sua presenza qui e vista anche l'attesa, perché siamo tutti felici di ascoltare il suo intervento. Quindi grazie ancora per essere qui e grazie all'Associazione Scolè. Grazie Sindaco, molto interessante questo piccolo riassunto di storia politica locale. Non so quanto quello che cercherò di dire si metterà in sintonia con quanto lei ci ha ricostruito. Una piccola excusatio non petita, temo che i miei discorsi in realtà sono sempre dei ragionamenti, così ho imparato il mestiere. Il ragionamento è un tantino complesso. Spero, se avete la pazienza di seguirmi per la prima metà, la seconda metà dovrebbe risultare non solo più facile, ma con evidenti allusioni ai problemi di tutti. Se mi permette soltanto una... Ho notato una sorta di, ai miei occhi e alle mie orecchie, tensione tra la sostanza di quello che lei diceva all'inizio e la forma in cui lei ha detto di averla messa, l'hashtag. Sta girando, è già stata citata un po' di volte, nel dibattito internazionale, evidentemente in conseguenza di Trump, eccetera, una mia definizione di Twitter: la desertificazione delle sinapsi. Allora, tirannia della maggioranza, una piccola introduzione, piccola, non tanto piccola, insomma, cercherò di essere sintetico e chiaro. Tirannia della maggioranza è una espressione coniata, inventata da Alexis de Tocqueville. E alla tirannia della maggioranza è dedicato il capitolo 7 della prima democrazia in America, del primo volume della democrazia in America, 1835. Tocqueville, grande, illustre, liberale, conservatore, illuminato ma conservatore, cioè timoroso del nuovo, e il nuovo per lui era l'avvento della democrazia. Ma non bisogna mai dimenticare di sottolineare che Tocqueville fu il primo a vederlo, l'avvento della democrazia.
lui era un ammiratore della democrazia in America, ne era ammirato ma anche preoccupato, preoccupato per le sorti della libertà individuale, la libertà liberale, la libertà personale e morale, l'autonomia della coscienza, molto più che la libertà dell'agire economico. Il liberalismo di Tocqueville è morale, non economico. Quella libertà liberale, o quella ventaglio di libertà morale, che erano il frutto, il distillato, prima della rivoluzione inglese, libertà personale, di coscienza, di religione, di opinione, di espressione, ma accompagnata dalla libertà politica, anzi, da quella specifica forma di libertà politica che la rivoluzione inglese ha affermato a metà del Seicento come superiorità del Parlamento sul re. Da cui quella che è diventato il paradigma di tutte le forme di Stato contemporanee, cioè lo Stato rappresentativo, con la separazione dei poteri e con la sua apertura verso il processo di democratizzazione. Ma Tocqueville vedeva i pericoli della democrazia soprattutto pensando alla Francia, dove è stato parlamentare, laddove in Francia la democrazia con suffragio universale, 1848, aveva, e non sembri un paradosso, prodotto il dispotismo, prodotto il bonapartismo. Questo spingeva Tocqueville a mettersi in sintonia con le preoccupazioni verso la democrazia di tutti i liberali classici del liberalismo aulico. La democrazia può portare alla tirannia, a quello che Tocqueville chiamava il dispotismo mite, questo nella seconda democrazia in America, il che non era affatto un'idea originale, era originale nel modo in cui Tocqueville la vedeva come strumento analitico nel suo tempo e nell'avvento del regime democratico in America, ma che il regime democratico avesse un clinamen, uno scivolo preferenziale verso la sua trasformazione, il suo ribaltamento nella tirannia, ci stava scritto con fior di argomenti nell'ottavo libro della Repubblica di Platone. Ho detto appunto che l'espressione tirannia della maggioranza, il titolo e il contenuto del capitolo settimo del primo volume della Democrazia in America, dove Tocqueville focalizzava l'attenzione sulla quella che per noi è diventata una coppia chiaramente inscindibile e che io invece proverò a mettere in discussione. Io non solo io, è ben inteso. Vale a dire la coppia maggioranza-democrazia. L'argomento di Tocqueville, ma non solo lui, ben inteso, è molto forte. Il principio di maggioranza è egualitario. Ciascuno conta e deve essere contato per uno. L'eguaglianza politica, l'eguaglianza in dignità politica, l'eguaglianza nella titolarità e nell'esercizio dei diritti politici è il contrassegno della democrazia. Ma la forza del numero può portare alla onnipotenza della maggioranza. Può legittimare il potere arbitrario delle maggioranze, può portare anzi al conformismo delle opinioni che schiacciano i dissensi delle minoranze. Questa era la preoccupazione di Tocqueville, detto davvero in due parole, ovviamente l'argomentazione di Tocqueville è molto più vasta e articolata. Ecco, io userò questa sera, l'ho usata nel titolo, poi
ricomparirà a un certo punto nel ragionamento che vi proporrò. La formula, l'espressione tirannia della maggioranza in un senso molto diverso. La uso diversamente. Uso questa formula come il disvelamento, lo smascheramento di quella che viene comunemente chiamata democrazia maggioritaria. Una forma di regime che sarebbe, secondo i suoi descrittori e sostenitori, una variante particolarmente matura e particolarmente efficace del regime democratico. Mentre io sostengo, ripeto quello che dico sempre, l'ho già detto ieri a Roccella, io non vi espongo i miei gusti politici, se volete poi andiamo al bar, i miei gusti politici possono essere confrontati con quelli di altri. Quelli che vi propongo sono tesi e argomentazioni teoriche, in quanto tali dimostrabili col ragionamento e che offro per la discussione e all'eventuale confutazione. Ma non si tratta di prese di posizione, di manifestazione di gusti politici, si tratta di tesi e argomentazioni razionali. Questo, secondo me, deve fare un filosofo. Ebbene, io sostengo che se è maggioritaria non è democrazia, se è democrazia non può e non deve essere maggioritaria. Tutto da chiarire è quello che in parte cercherò di fare. Ma vorrei concludere questa introduzione con una schematica analisi preliminare delle due nozioni che compongono questa formula, tirannia della maggioranza. Un'analisi molto schematica, molto sintetica. Tirannia. Ebbene, non vorrei portare vasi a Samo, io ieri ho visitato Locri e Zefiri, questa mattina ho visitato Caulonia, e quindi sono permeato dello spirito delle origini e delle radici della nostra cultura occidentale. Tyrannis, come astratto, tyrannos come sostantivo, è il termine che indica in origine qualcosa di molto diverso da quello che è poi diventato il significato medio di tirannia. Indica un potere signorile, il potere del signore eminente di una collettività. Pensate a Oedipus Tyrannos, come viene tradotto Oedipus Tyrannos? Edipo re, è il potere signorile. Diventa, con l'età classica, con la maturazione dell'età classica antica, il nome di Tyrannis, il termine per indicare la forma deviata di potere monocratico, del potere politico monocratico, rispetto alla forma retta. La forma retta è indirizzata al bene comune, la forma deviata al bonum proprio, all'interesse privato, illecito, personale del governante. Ebbene, è in questa forma che viene codificata, a risale ovviamente a tempi precedenti, all'oratoria attica, alla retorica attica classica, ma viene codificata in questo significato prima da Platone e poi da Aristotele nella classificazione delle forme di governo aristoteliche, e viene così in questo significato come forma deviata di potere politico monocratico tramandata alla tradizione di tutta la storia della cultura politica occidentale. La trattatistica medievale, non vi spaventi questo riferimento, mi servirà per sviluppare un ragionamento molto attento a quello che ci sta succedendo intorno. La trattatistica medievale distinse due specie di tirannidi, due specie di figure del tiranno. Le formule latine che contraddistinguono queste due specie sono le seguenti. Il tirannus ex defectu tituli, il tiranno che è un tiranno perché è un usurpatore, perché non ha il titolo per governare, perché non è autorizzato a governare,
e il tirannus quod exercitium, il tiranno, che è tiranno, è quella forma deviata di potere monocratico, perché esercita il potere in modo illecito. Ha il titolo per governare, ma lo esercita in modo illecito, e cioè contra leges, contro i nomoi, contro le regole della convivenza, contro le regole della collettività. Ebbene, dico subito che ciò che viene indicato e si pretende anche di realizzare, in parte è stato realizzato a Costituzione invariata, come democrazia maggioritaria, è peggiore dell'una e dell'altra specie delle due figure classico-medievali del tiranno. È tanto ex defectu titoli, non ha titolo per governare, quanto tiranno, quod exercitio, governo, contra leges, e le leggi sono le leggi costituzionali. Secondo termine fondamentale, maggioranza. Prima cosa che ci viene in mente è la regola di maggioranza, e ci viene in mente subito il luogo comune consolidato per cui nell'opinione diffusa, sedimentata anche in riflessa, la regola di maggioranza è la regola regina della democrazia. Ebbene, è semplicemente falso. Prima di tutto bisogna chiedersi regola di maggioranza per che cosa? Per decidere o per eleggere? E c'è corrispondenza fra la maggioranza per eleggere e la maggioranza per decidere? Quasi mai, anzi potrei dire mai. E questo è uno dei punti su cui cercherò di tornare. In ogni caso, la regola di maggioranza, diciamo meglio il principio di maggioranza, che può essere svolto in un ventaglio di regole differenti di maggioranza, è semplicemente una regola tecnica che si applica dovunque si debba prendere una decisione collegiale fra soggetti che non sono tutti d'accordo fra di loro. E quindi vale per tutti gli istituti collegiali, anche quelli che non c'entrano niente con la democrazia. Per un voto a maggioranza cadde Mussolini nel Gran Consiglio del Fascismo. A maggioranza si decide l'elezione del Papa. Tanto il fascismo quanto la Chiesa Cattolica, absit iniuria, l'accostamento non suggerisce alcuna analogia, non c'è nessuna intenzione perversa in questo accostamento, ebbene, non sono istituzioni democratiche, anzi, il papato è la più grande, consolidata e autorevole autocrazia che esista sulla faccia della terra. L'autocrazia è semplicemente il contrario dell'autocrazia. E il fascismo nacque per affossare la democrazia. Entrambi applicano la regola di maggioranza. La regola di maggioranza in quanto tale non è più democratica di quanto sia autocratica. E quindi state attenti alla retorica della regola di maggioranza come regola regina della democrazia. Fine di questa introduzione, sono stato troppo lungo, scusate. Entro nel tema. Io sostengo da parecchio tempo, da troppo tempo, vox clamantis in deserto, siamo in tanti a usare questa stessa vox, ma non ci ascolta nessuno. Sostengo che negli ultimi decenni del XX secolo e nel primo scorcio del XXI, attenzione, non solo in Italia, quasi dovunque nel mondo, si è sviluppato ed è tuttora in corso, vero Vincenzo, un processo di degenerazione della democrazia costituzionale.
questa grandiosa costruzione della cultura politica del secondo dopoguerra. Questo processo degenerativo ha molti aspetti. Il massimo teorico della democrazia costituzionale, che è un italiano, è Luigi Ferraioli, ha più volte richiamato l'attenzione su quello che lui identifica e descrive come un processo decostituente. Che cosa vuol dire processo decostituente? La progressiva corrosione e distruzione dei due pilastri di uno Stato costituzionale, che sono la garanzia dei diritti fondamentali individuali e l'equilibrio dei poteri. Noi siamo di fronte ad un vero e proprio processo decostituente. Chi vi parla, guardando alla dimensione propriamente politica del processo di degenerazione, ha provato a porre in evidenza le tendenze non decostituenti ma autocratizzanti, cioè la progressiva trasformazione dei regimi democratici in quello che io chiamo autocrazie elettive. Ebbene, il canale istituzionale principale entro cui scorrono queste tendenze autocratizzanti, o meglio, il canale scavato da queste tendenze, attraverso il quale queste tendenze si fanno strada, avanzano e si affermano, è il mutamento nella forma di governo. Mutamento di fatto, più o meno incisivo, ma a costituzione invariata, come è accaduto un po' dappertutto, ma forse soprattutto in Italia, nell'ultimo ventennio, negli ultimi 20-25 anni, oppure anche mutamento di diritto mediante modificazioni del testo costituzionale, modificazioni in Italia più volte tentate, una sola volta disgraziatamente riuscite, 2001, riforma del titolo quinto, sciaguratissima cosa per cui tutte le amministrazioni locali, indipendentemente da chi occupa il vertice del governo, sono forme di autocrazia elettiva, di tirannia della maggioranza. Tutte le leggi elettorali e i disegni istituzionali dei comuni, di quelle che erano le province, ora diventate poi città metropolitane, e soprattutto delle regioni, vedono la indiscutibile supremazia degli esecutivi sui momenti assembleari. E questo è un rovesciamento del principio democratico. Non avete legittimità democratica. Modificazioni più volte tentate del testo costituzionale, una sola volta disgraziatamente riuscite, nonché di rilevanti leggi ordinarie come la legge elettorale, di cui per la 20.000.000esima volta torniamo a discutere in questi giorni. Modificazioni di leggi ordinarie che inducono a loro volta alterazioni nella forma di governo. Ebbene, l'ultimo tentativo che è stato fatto, e questo sì, è un gusto politico, per fortuna fallito, di modifica dell'uno e dell'altro elemento, del testo costituzionale e della legge ordinaria come legge elettorale, ebbene, deve, a mio giudizio, deve questa volta teoricamente, non c'entrano i gusti politici, essere interpretato così: un tentativo di adattamento della forma dell'ordinamento giuridico alla sostanza delle tendenze politiche autocratizzanti, in modo da favorire l'instaurazione di un regime di autocrazia elettiva semplicemente travestito di apparenze democratiche. Di apparenze democratiche. Per poter illustrare questa tesi, provare ad argomentarla, devo ricorrere a tre categorie
cerco di semplificare al massimo, ma più di tanto non si può. Se sono troppo difficili, lapidatemi. Le tre categorie sono schemi concettuali. Che cosa sono gli schemi concettuali? Sono lenti per osservare il mondo, osservare la realtà. Se le lenti sono pulite, trasparenti, si capisce qualche cosa di quello che c'è nel mondo. Se sono oscure, oppure se sono lenti deformanti, non si capisce, si va a sbattere il naso. Quindi bisogna cercare ogni tanto, anzi bisogna farlo quasi tutti i giorni, diceva un vecchio professore Ossoniense, di pulire le lenti con cui guardiamo il mondo. Tre categorie: forma di Stato, forma di governo, accanto alle due, queste due classiche, io aggiungo forma di regime. L'espressione forma di Stato è molto ambigua ed elastica, è usata dai giuristi, non solo dai giuristi, dai filosofi, dai politologi, in molte forme diverse, in molte declinazioni diverse e controverse. Io mi attengo ad uno di questi usi. Cerco di non usare mai forma di Stato se non in casi eccezionali, perché secondo me provoca soltanto confusioni, proprio perché c'è una babele delle lingue. Mi attengo ad un suggerimento di Bobbio. Diceva: andiamo molto sul semplice e proviamo a dare una pura e semplice classificazione, che lui molto, molto modestamente chiamava storica, delle forme di Stato, come le configurazioni più complessive delle forme di convivenza politica. E diceva Bobbio: nella storia europea, soprattutto europea, del secondo millennio, noi distinguiamo la successione dello Stato feudale, dello Stato di ceti, dello Stato assoluto, dello Stato rappresentativo. Non voglio sottolineare troppo. Interessante e utile per mettere giù gli strumenti del ragionamento è fissare la definizione, la configurazione della nozione di Stato rappresentativo, che è stato il risultato di differenti processi, processo evolutivo soprattutto in Inghilterra, o rivoluzionario in Francia e dalla Francia poi in tutto il mondo, virgolette, civile. Un processo che ha condotto al superamento della rappresentanza per ceti, per stati, e all'instaurazione di quella che noi chiamiamo la rappresentanza politica. Si tratta di un modello di convivenza in cui i membri di una collettività, i cittadini come individui, mediante l'esercizio dei diritti politici, diritti di elettorato attivo e passivo, per istituire, per determinare la configurazione di un organo rappresentativo, concorrono a determinare la volontà pubblica. Ebbene, la forma di Stato rappresentativo, che poi si è articolato a poteri divisi, c'è un potere che è il potere dell'organo rappresentativo, accanto al quale ci sono altri poteri. La forma di Stato rappresentativo, quale si è venuto formando in Europa negli ultimi tre secoli, è ancora oggi, questa è una piccola citazione di Bobbio, il modello ideale delle costituzioni scritte che si sono venute affermando anche in questi ultimi decenni. Questo scritto di Bobbio degli anni Ottanta, e aggiungeva: anche là dove di fatto sono sospese o male applicate. Nel mondo, a volte in caricatura, la forma più generale del modello di convivenza politica è la forma dello Stato rappresentativo. Ebbene, questo modello di convivenza sopporta molte possibili declinazioni che dipendono principalmente da due classi di variabili. Nel mio dizionario, la forma di regime e la forma di governo.
sono ridefinizioni mie stipulative, sappiamo benissimo che i termini regime e governo vengono usati scambievolmente, così come diciamo forma di governo democratica possiamo dire regime democratico, sono sinonime le due espressioni. Io invito a usarle, a distinguerle, mantenerle analiticamente distinte per indicare due aspetti differenti degli ordinamenti politici. Io chiamo regimi, in senso neutro e non assiologicamente pregiudicato, assolutamente, quelle configurazioni tra loro alternative del rapporto di potere politico, cioè il rapporto tra governanti e governati, i cui caratteri essenziali sono definiti da quelle che Bobbio chiamava le regole del gioco, le prime regole del gioco, le regole che disciplinano la titolarità ed esercizio dei diritti politici, che sono i diritti che riguardano appunto la partecipazione degli individui al potere politico, alla formazione delle decisioni collettive. Le regole del gioco, secondo le formule semplici e semplificanti di Bobbio, stabiliscono il chi e il come delle decisioni collettive. Uno, quali e quanti soggetti hanno il diritto potere di aver parte nel processo decisionale politico, ovvero chi è il titolare del diritto di cittadinanza attiva e in base a quale criterio di attribuzione dello status di cittadino, e due, in che modo la partecipazione dei cittadini al processo decisionale politico deve svolgersi, ad esempio in base a quale legge elettorale, a quale sistema elettorale. Ebbene, le classificazioni delle forme di regime sono tante e diverse. Seguendo la lezione di Kelsen, noi a Torino abbiamo adottato la classificazione semplicissima a due tipi, due grandi tipi che poi comprendono tante famiglie, generi, specie e sottospecie. I tipi di regime, tipi ideali nel senso di Max Weber, sono due e solo due, autocrazia e democrazia. Invito a distinguere da questa coppia, che sono i tipi di regime, quelle che tutti chiamano ormai forme di governo, e cioè le diverse varianti possibili della architettura istituzionale, dell'ordinamento dei pubblici poteri in uno Stato rappresentativo a potere divisi. Diverse possibili varianti, ciascuna delle quali è caratterizzata da uno specifico rapporto tra gli organi dotati di funzioni propriamente politiche, principalmente il Parlamento e il governo, questa volta nel senso tecnico di governo cabinet, di governo organo. Anche le classificazioni delle forme di governo sono molte, eccetera, eccetera. Ormai si è consolidata una classificazione più o meno ampia di forme, al cui centro sta la distinzione fra forma di governo parlamentare e forma di governo presidenziale. Ecco, detto nella maniera più semplice e semplificante, invito a non confondere la distinzione tra autocrazia e democrazia e la distinzione fra presidenzialismo e parlamentarismo. Attengono a due problemi differenti. Uno è il problema del rapporto tra i membri del collettivo e il processo decisionale politico, l'altro è il problema del rapporto tra gli organi dotati di potere, di pubblici poteri. Allora, la prima il primo problema a cui vorrei accennare è il seguente. È ormai invaso e di opinione comune che le forme di governo presidenziale, parlamentare, semipresidenziale, eccetera, 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 siano considerate come varianti istituzionali interne al regime democratico, interne alla democrazia rappresentativa. La mia tesi è che questa opinione comune è sbagliata, è teoreticamente sbagliata.
è un errore. Non tutte le articolazioni dei rapporti tra i pubblici poteri sono compatibili con i principi del regime democratico. Proviamo a ragionarci un attimo. Forma di Stato e forma di regime sono variabili reciprocamente indipendenti tra di loro. Uno Stato rappresentativo può avere differenti regimi, può essere retto a regime democratico ma anche non democratico, per esempio il caso dei cosiddetti stati liberali dell'Ottocento, che erano appunto stati rappresentativi ma non avevano un regime democratico. Per converso e analogamente, democratico può essere il regime di uno Stato rappresentativo, ma anche di uno Stato non rappresentativo, come è il caso della democrazia diretta degli antichi, almeno nel suo modello idealizzato e stereotipato. Allo stesso modo, autocratico può essere il regime non solo di uno Stato non rappresentativo, ma anche di uno Stato rappresentativo. Ad esempio, l'abbiamo già detto, laddove la rappresentanza politica scaturisca da un suffragio ristretto, non da suffragio universale. L'oligarchia è una delle specie dell'autocrazia, ma l'oligarchia può essere un regime di uno Stato rappresentativo. La Repubblica di Venezia era un'oligarchia ed era uno Stato. Il Maggior Consiglio della Repubblica di Venezia era un organo a suo modo rappresentativo. Ebbene, introduco una variante Bovero. È anche una specie dell'autocrazia, cioè del contrario della democrazia. Autocrazia vuol dire che il potere discende dall'alto in basso e piove sulla testa di una parte rilevante dei consociati. Democrazia vuol dire che il potere ascende dal basso, dalla totalità dei consociati, verso l'alto. Ebbene, è una specie dell'autocrazia anche quella che io chiamo, e mi fa piacere qui che siamo vicini alle nostre origini, pleonocrazia. Il termine è di conio mio. Pleon vuol dire più in greco classico. Oi pleones o pleones in attico vuol dire i più. Ebbene, la crazia dei più è quella che si instaura quando il processo politico, a partire dal momento elettorale, viene congegnato in modo da attribuire in forma prefabbricata tutto il potere, indiscusso e irrevocabile, pretendono alcuni, a una parte del popolo. Tutto il potere a una parte del popolo. Pleonocrazia. Scilice, tirannia della maggioranza. Tutte le amministrazioni locali, comuni e regioni sono forme di pleonocrazia istituzionale, comunque vengano governate. Questa specie di autocrazia, il regime pleonocratico è tale in quanto instaura appunto alla Kelsen un flusso discendente del potere sulle minoranze, una forma di oppressione che può anche essere una servitù volontaria, qualora tutti abbiano accettato di giocare a questo cattivo gioco che potremmo chiamare, gioco non democratico, che potremmo chiamare chi vince piglia tutto. Il regime pleonocratico, la tirannia della maggioranza nel mio senso, si fonda sull'istituto delle elezioni a suffragio universale, ma da questo consegue che il suffragio universale è una condizione sì necessaria, ma non sufficiente di democraticità della convivenza e delle istituzioni. I caratteri che identificano la pleonocrazia, la crazia della maggioranza come un regime autocratico, si rivelano in modo ancor più sfrontato, si potrebbe dire come una tirannia non soltanto
quanto all'esercizio, ma soprattutto ex defectu titoli, quando si tratti di una maggioranza finta, maggioranza del paese legale, ma non del paese reale, frutto di tecniche alchimistiche in grado di transustanziare una minoranza di voti elettorali nella maggioranza assoluta o più che assoluta dei seggi parlamentari. Altro punto. Invito a considerare che non ogni forma di governo, è quello che anticipavo prima, ossia non ogni articolazione e distribuzione delle funzioni propriamente politiche in uno Stato rappresentativo a poteri divisi, è compatibile con il tipo di regime democratico. Se si vuole mantenere un regime democratico, il disegno delle istituzioni, l'architettura dei pubblici poteri, e specificamente il complesso dei rapporti tra l'organo della rappresentanza, il Parlamento, l'Assemblea, e l'organo cosiddetto esecutivo, il governo cabinet, questo disegno deve essere idoneo a canalizzare il processo decisionale politico in modo da favorire l'autodeterminazione collettiva, proprio quella a cui accennava il sindaco prima, la partecipazione di tutti, dell'universitas di soggetti liberi ed equari. Favorire, non imbrigliare, non ostacolare, non bloccare, non addirittura capovolgere il flusso ascendente del potere, secondo l'immagine di Kelsen. Questo è il parametro per giudicare dei gradi di compatibilità delle forme di governo con il regime democratico. Molti ricorderanno il giudizio di Hans Kelsen. La Repubblica presidenziale, diceva Kelsen, è una forma di democrazia in cui l'elemento autocratico è relativamente forte e può diventare pericolosamente forte. Ebbene, le forme di parlamentarismo presidenzializzato, con premierato forte, o quella che poteva uscire fuori dalla riforma 2005, poi bocciata 2006, e poteva venire fuori altrettanto dalla riforma bocciata il 4 dicembre scorso. Io le chiamo forme di premierismo deparlamentarizzato. Ebbene, le forme di governo di gabinetto con Parlamento depotenziato, subordinato, esautorato, corrono il rischio di essere peggiori dei timori di Kelsen, corrono il rischio di capovolgere la democrazia in autocrazia. Suggerisco, il ragionamento qui potrebbe essere più lungo, ma ovviamente stringo, che l'attenzione sull'importanza della legge elettorale, concerne direttamente la dimensione della forma di regime. Una legge elettorale può alterare il rapporto tra i singoli e il processo decisionale politico e quindi può danneggiare o addirittura capovolgere la democrazia. Ma vorrei accenno soltanto rapidamente al problema invece della forma di governo. Attenzione sulla legge elettorale, influisce direttamente sulla forma di regime, sulla democraticità della convivenza. Attenzione sulla forma di governo. Una forma di governo è definita dal grado di effettività delle norme, che regolano l'attribuzione e distribuzione delle funzioni politiche ai diversi organi istituzionali e disciplinano i poteri reciproci in questi organi. Però, come ben sappiamo, la natura di una forma di governo è modellata anche, e forse ancora più, dai comportamenti reali degli organi,
dei modi di funzionamento concreto dei rapporti tra gli organi di potere pubblico, sul piano della Costituzione, che i costituzionisti chiamano Costituzione vivente o materiale. Bene, è un fatto generalmente riconosciuto che negli ultimi 3 o 4 decenni tutti, o quasi tutti, gli stati rappresentativi retti da regimi che continuiamo a chiamare democratici hanno conosciuto, con modi, tempi e forme e ritmi diversi, uno scivolamento del baricentro del potere politico, del potere di decisione collettiva, dalle assemblee rappresentative ai vertici degli esecutivi, determinando, per lo più a costituzioni formali invariate, una supremazia dei governi sui parlamenti. I veri sovrani oggi sono gli esecutivi, se proprio dobbiamo seguire l'uso ormai invalso di designare con questo termine quelli che non sono affatto poteri esecutivi, sono poteri decisivi in ogni ambito e ad ogni livello. In Italia abbiamo assistito alla progressiva deformazione del parlamentarismo puro, quasi puro, istituito dalla Costituzione del 48, fino al capovolgimento dei rapporti tra governo e Parlamento. Ecco, quello che voglio farvi osservare è che questo capovolgimento, plasmate col tempo le prassi istituzionali, non viene più percepito come tale, come un capovolgimento, bensì come un assetto regolare, come un assetto legittimo, una situazione normale. Un giovane collega l'estate scorsa mi ha raccontato che un studente all'esame di diritto costituzionale, invitato a illustrare il significato del voto di fiducia, ha risposto, questo studente: il voto di fiducia è l'atto con il quale il Parlamento giura fedeltà al governo. Ho raccontato questa cosa a un convegno dove al mio fianco c'era una persona d'oro, oltre che di una competenza eccezionale, un costituzionalista, Lorenza Carlassare. Lorenza ha commentato: e vedi che questo ragazzo è bravo, ha capito come vanno le cose nel mondo. Nelle ultime stagioni politiche, compresa quella in corso, nonostante i suoi spezzettamenti e nonostante la vistosità del ricambio in vertice delle istituzioni, con l'abuso del ricorso al voto di fiducia, alla decretazione d'urgenza, alla legislazione delegata, con l'invenzione di nuovi marchingegni, super canguro, che stravolgono la dialettica parlamentare, siamo giunti molto vicini ad una situazione assimilabile all'esercizio del potere politico per decreto governativo. Già oggi, tra decreti leggi, leggi delegate, leggi di iniziativa governativa, circa il 90% della produzione legislativa è di fonte governativa. Qualcuno mi ha chiesto: ma allora quella che hanno provato a fare la legge di revisione costituzionale, che cosa aggiunge o che cosa toglie, che cosa modifica? Si può dire così: la cosiddetta revisione costituzionale tentata equivaleva al tentativo di costituzionalizzare e di perfezionare questo processo di verticalizzazione e concentrazione dei poteri dell'esecutivo, al quale era assegnata una corsia privilegiata e tempi abbreviati per i disegni di legge indicati come essenziali per l'attuazione del programma di governo. Indicati da chi? Dal governo, ovviamente. Ebbene, se fosse passata la riforma bocciata il 4 dicembre, il governo, da chiunque rivestito, qui stiamo parlando di istituzioni, il governo non avrebbe più avuto bisogno di abusare di certe norme, di abusare del voto di fiducia, di inventarsi il super super canguro, perché gli sarebbe stato sufficiente usare i canali predisposti per l'attuazione dell'indirizzo politico definito nel suo programma e sostenuto dalla sua maggioranza, sua nel senso che, grazie all'investitura elettorale del capo, articolo 2,8 di quello che era l'Italicum, il governo dispone della maggioranza.
mi avvio alla conclusione. Nei lunghi decenni da quando si è avviato lo sciagurato iter di tentativi di deformare la democrazia parlamentare del 48, si è affermata un'idea politica, un'idea metapolitica, un modello di convivenza che ha poi preso il nome, soprattutto ad opera di un caro amico su cui dissento tutto cordo, praticamente da tutto quello che scrive, comprese le virgole, cioè non mi impedisce di essere suo amico, Gianfranco Pasquino, è venuta ad essere battezzata democrazia maggioritaria. Vi suggerisco di andare a rileggere o a leggere questo libretto di Pasquino scritto negli anni 90 e poi di confrontarlo con la riforma bocciata il 4 dicembre, mandato popolare al governo. La formula è in realtà ricavata da Arendt Weiper, ma è stata piegata da altri contenuti. Stai esaurendo? Va meglio? Benissimo. Secondo i suoi sostenitori, in primis Gianfranco Pasquino, in una democrazia maggioritaria, guardate, sono tutte collage di citazioni da questo libro qui, quindi in tempi si dice non sospetti, anni 90. 1. Le elezioni politiche hanno la funzione prima e essenziale di designare il governo, non di costituire il Parlamento, di designare il governo. Le elezioni conferiscono ad un soggetto collettivo, partito o coalizione, e ad un soggetto individuale, il suo capo, un mandato a governare e perciò insediano un governo di legislatura. 2. Un governo di legislatura insediato dagli elettori richiede, sono sempre citazioni, un sistema elettorale con effetto maggioritario. Non è detto che debba appartenere alla specie dei sistemi a collegio uninominale maggioritario, ma deve avere l'effetto maggioritario. Anzi, richiede, guardate, scritto nel 95 questo, richiede un sistema di ballottaggio con inevitabile personalizzazione del confronto politico. Bontà sua, Gianfranco aggiungeva, naturalmente sono necessari freni, contrappesi, equilibri, però, terzo punto, un premier eletto direttamente dal popolo deve poter contare su una maggioranza parlamentare solida e disciplinata. E non può essere sostituito dai parlamentari, anzi sono i parlamentari che eventualmente debbono cadere con lui, simul stabunt, simul cadent, che è esattamente quello che succede nelle nostre regioni, la legge più antidemocratica che esista al mondo. Davvero mi avvio a conclusione. Mi limito in estrema brevità a formulare alcune tesi contro l'idea stessa di democrazia maggioritaria e la declinazione che si può rintracciare nelle molte concezioni che hanno ispirato i processi di riforma in Italia a partire dagli anni 80. Primo, l'investitura elettorale di un capo, di una guida della nazione, come si dice in latino, Alessandra? Dux. Non è democratica in alcun senso plausibile. Nell'atto stesso in cui legittima, virgolette, dal basso il vertice dell'esecutivo, dotato di poteri preponderanti su ogni altro organo,
inverte il flusso ascendente del potere, cioè capovolge la democrazia. Si potrebbe parafrasare Rousseau, adottando e correggendo una sua celebre affermazione, e si potrebbe dire così: gli italiani o i francesi o i tedeschi credono di essere liberi, ossia di compiere un atto di autodeterminazione quando votano per designare il primo ministro. Un istante dopo ne diventano sudditi, ne subiscono il potere, soprattutto quanti, le minoranze, non avendo votato per il candidato vincente, non avranno alcun potere di far pesare il proprio orientamento intorno ai problemi pubblici nel processo decisionale politico. Macron è un organo democratico, ma fatemi. Due. Là dove un governo cabinet impera sul Parlamento, essendo stato dotato ex lege di una maggioranza prefabbricata, e la maggioranza parlamentare impera sulle minoranze, avendo il potere di decidere da sé, appunto maggioranza, anche su quasi tutte le materie che coinvolgono le garanzie di tutela e i diritti, siamo in presenza di una tirannia della maggioranza, di un potenziale esercizio tirannico del potere dei più, nel mio lessico di una pleonocrazia. Qui la maggioranza, diceva Edoardo Ruffini, diventa il lupo della favola. 3. Là dove la maggioranza parlamentare che sostiene il governo, o meglio, di cui il governo dispone, sia una maggioranza fittizia, artefatta, creata da un marchingegno elettorale che ha transustanziato una minoranza di voti elettorali in una maggioranza più che assoluta di seggi parlamentari, la maggioranza diventa un tirannus non solo quod exercitium, perché dispone dei poteri di garanzia, ma anche ex effectu titu. Come diceva Kelsen, abbiamo qui in realtà la dominazione di una minoranza sulla maggioranza, una oligarchia in senso stretto e proprio questa volta, a cui la legittimazione elettorale conferisce una apparenza di democraticità, un travestimento di democrazia. Dico drasticamente perché è materia, di nuovo, per l'ennesima volta, dei nostri giorni. E ripeto, non sono gusti politici, queste sono tesi teoriche, attengono alla tessitura e alla coerenza tra concetti. Il premio di maggioranza, come tale, peggio se è un premio alla maggior minoranza o anche alla minoranza preferita in un ballottaggio, è incompatibile logicamente con la definizione minima della nozione di democrazia. La democrazia, come autodeterminazione collettiva di individui eguali nel diritto potere di aver parte nel processo decisionale politico, esige che ogni orientamento politico, purché abbia raggiunto una soglia minima di consensi, abbia la possibilità di contare, di farsi sentire, di pesare nella deliberazione parlamentare, nella misura corrispondente al suo peso nell'elettorato. Altrimenti il Parlamento, l'organo della rappresentanza politica, non è in realtà rappresentativo. E una democrazia rappresentativa, se non è rappresentativa, non è democrazia. Consentitemi due brevissimi corollari con i quali chiudo davvero. Non si dica che la transustanziazione di minoranze in maggioranze avviene in tutti o in molti degli stati rappresentativi che adottano sistemi elettorali con effetti maggioritari, che questi stati sono un bel numero, forse la maggioranza, e che i loro regimi sono da tutti riconosciuti come democratici. Ebbene, l'argomento per cui il tale istituto o il tale fenomeno si riscontra in Inghilterra o in Francia, negli Stati Uniti, dunque non è in contrasto con la democrazia, è un argomento semplicemente fallace, di fallacia logica, è semplicemente inconsistente, è semplicemente fondato su un pregiudizio e deve essere rovesciato. Se il tale istituto è presente in Francia, in Italia, vuol dire che c'è un vulnus, una lesione della democrazia in questi luoghi.
dei regimi reali si può dire che siano più o meno democratici, più o meno autocratici, ma se il regime è fondato su un sistema elettorale che comprende il premio di maggioranza, la democrazia è scesa sotto la soglia della sufficienza. Infine, non si dica che al Parlamento sul governo e alle minoranze sulla maggioranza resta comunque la funzione di controllo. Questo, funzione di controllo, che è considerata una funzione essenziale e in certo modo riparatrice, democratizzante, ma lo venite a dire noi italiani. Che cosa significa che la minoranza controlla la maggioranza o che il Parlamento controlla il governo, se il governo e la sua maggioranza hanno il potere di imporre ogni sorta di decisioni, anche le più assurde e le più sfacciatamente inique, come dimostra ad abbondanza la storia italiana degli ultimi 25 anni? E stiamo a vedere, e chiudo con l'autore da cui sono, quale sarà il destino della democrazia in America? Scusate la lunghezza. No, io volevo intanto complimentarmi con la relazione del professore. È chiaro che gli spunti di riflessione sarebbero tanti e tali per poter fare anche una discussione lunga e partecipata. Quindi avremmo dovuto cominciare almeno un'ora prima, perché questo argomento mi affascina proprio personalmente come osservatore, non come sindaco. E vorrei dire, riallacciandomi all'ultima cosa che ha detto, cioè noi siamo purtroppo al paradosso che laddove l'Occidente è riconosciuto da tutti come la culla della democrazia, si consumano le peggiori tirannie. E di questo credo che il professore abbia anche parlato e voluto dimostrare. Le tirannie ovviamente che poi si camuffano attraverso sistemi elettorali deviati, leggi che sono state artefatte, io condivido, anche se mi permetto di dire che una cosa è votare direttamente un Presidente della Repubblica o un Premier, altro è invece votare direttamente un sindaco, perché comunque il sindaco è sottoposto alla legge, il sindaco è espressione di un territorio molto più limitato. Invece il voto francese ci insegna un'altra cosa, ad esempio, che viene eletto un presidente che poi dopo il turno di ballottaggio è espressione di una parte, anzi io mi permetto di dire che la Le Pen, quando è andata al ballottaggio, io sono proprio distante, diametralmente opposta anzi alla cultura politica della Le Pen e del suo pensiero, ma la Le Pen quando è andata al ballottaggio aveva già perso, quindi entra in campo un altro fattore, il fattore esterno al voto, che influenza hanno i media, il potere economico, le elite della grande finanza nazionale e internazionale sul voto. Quindi non è solo il sistema elettorale, che già è un sistema con soglie di sbarramento o sistema con premio di maggioranza, è già un sistema che parte in difetto perché non è autenticamente democratico, che non è rappresentativo di quello che dice la gente, ma di una parte che poi diventa maggioranza sol perché un tecnicismo, come giustamente diceva il professore, lo prevede. Quindi bisognerebbe anche comprendere e andare oltre il ragionamento tecnico-politico e andare a fondo sul tipo di influenza che ha la società così come la conosciamo noi, con i suoi potentati economici e politici sulla
sull'orientamento delle coscienze delle persone che poi dovrebbero anche esprimere un voto libero, ma non lo fanno, perché se vediamo il voto in Francia, Macron era già Presidente della Repubblica, ripeto, subito dopo avere raggiunto il turno del ballottaggio con un punto in più alla fine rispetto alla Le Pen. Con cioè, quale percentuale? Il 23 mi pare, il 23%. Quindi no, appunto, no, ma io... Il dominio della, ma della minoranza sulla maggioranza. Assolutamente, ma io sono perfettamente d'accordo con quanto diceva e dimostrava anche scientificamente, se vogliamo. No, mi fa piacere che è venuto a Polistena, perché le cose che sono state dette anche sulla riforma, noi abbiamo fatto una battaglia importante sulla riforma costituzionale. Io ho avuto la fortuna di poter scrivere una tesi di laurea sulla riforma Berlusconi, e poi ho avuto, come dire, mi sono dilettato, perché io non sono un professionista, non scrivo libri, ma ho messo a confronto in un libro che ho chiamato Lo Giuro la riforma Berlusconi con la riforma Renzi, ovviamente schierandomi sia allora che ora per il no a questo progetto di revisione costituzionale, che sostanzialmente significava un'altra costituzione. Comunque io credo che davvero noi stiamo vivendo in un'epoca che è finta, una finzione delle istituzioni, una finzione dei valori, una finzione delle libertà, che spesso in una scala molto ma molto più ampia sono indotte da elite del potere inteso a 360 gradi, che purtroppo ci lasciano credere una cosa che non risponde alla verità e alla realtà. Anche Facebook, che potrebbe sembrare, visto che lei ha parlato giustamente con questi hashtag, vuole la definizione di Facebook? Prego, l'essiccamento dei neuroni. Ma io, guardi, mi trovo d'accordo su tutta la linea. Facebook è, dal mio punto di vista, un'illusione di massima libertà che alla fine invece è controllo. Questa è la realtà. Cioè, penso che dobbiate usare il microfono. Sì, si è scaricato. Voi siete un po' scarico. No, mi sembra. Noi, io volevo solo chiedere, siccome una delle argomentazioni, non so, forse la principale argomentazione dei sostenitori del maggioritario è quello della governabilità, della stabilità, con il quale appunto viene giustificato il ricorso al sistema. Ecco, vorrei sapere la sua opinione in proposito, anche se insomma si può dedurre dalle relazioni, ma soprattutto sapere quali sono secondo lei invece, in un diverso sistema, gli eventuali anticorpi che dovrebbero impedire la ingovernabilità. E l'altra cosa, se più che altro una curiosità, anche se insomma, secondo lei in un futuro chissà anche non troppo lontano la nostra nazione è destinata ad andare verso la appunto, elezione diretta del Presidente della Repubblica, non è un po' anticipato il sindaco in questa cosa? Grazie, la ringrazio moltissimo per la interessantissima relazione. Siccome sono stanchino, come penso tutti, vi ho stancati tutti quanti, e rispondo direttamente nella maniera più sintetica, sennò poi mi va la memoria. Quanto alla seconda domanda, chi lo sa, speriamo di no. Non saprei dire davvero altro, anche se ovviamente le tendenze alla vertical personalizzazione sono talmente forti che stanno diventando senso comune. Per cui ci vuole poco poi a dire, bene, volete il vestito adatto, e allora presidenzializziamo. Si può presidenzializzare in tanti modi. Questa storia, per esempio, della formula del sindaco d'Italia, che non ha coniata l'ultimo ragazzotto, ha una storia, cioè, è una di quelle bufale terrificanti che poi diventano senso comune.
ci fossero tante strade come questa in cui proviamo a discutere, a smontare. Io ho una mia idea che viene dal mio maestro, della funzione minima di chi fa il nostro mestiere, ma detto nella maniera più umile possibile di filosofo, sgretolare pregiudizi, questa è la nostra funzione, ci riusciamo o non ci riusciamo, ma dobbiamo provarci tutto, sempre, questa è. Quanto all'altra, ecco, la più grossa bufala è la cosiddetta governabilità, è una vera e propria invenzione. Che Keynes dicesse, questo era l'aspetto teoricamente, razionalmente fragile, facilissimamente smontabile del dispositivo della sentenza, delle motivazioni della sentenza 1.14, quella che ha dichiarato la nullità per incostituzionalità della legge Calderoli. Io suggerisco sempre, a memoria storica, chiamate la legge Calderoli, è molto più significativo di Porcelli. Tesauro, che era l'estensore, dovendo tenere equilibri anche in corte, arrivano queste cose qui, cioè, primo, è una patente violazione del principio di rappresentanza e quindi se ti svegliavi prima, ce lo dicevi qualche altro prima, era meglio, ma è già un miracolo che si siano riusciti a farlo. Però bisogna anche tener conto del principio di governabilità. Non solo non esiste in Costituzione, quindi l'argomento è giuridicamente falso, infondato, ma non esiste in teoria della democrazia. La governabilità è un problema delle forze politiche che si candidano ad aver parte nel processo decisionale. Non è un problema che possa essere risolto da una legge elettorale, che possa essere risolto a priori da una norma. È un problema di programmi ed efficacia di azione politica. Aggiungo, tanto come corollario, che un regime, una forma di governo parlamentare, ce n'è più di una possibile, ben inteso, come specie, varianti, eccetera, eccetera, all'interno di un regime democratico, può e in certe circostanze deve poter prevedere, non mi sembra una contraddizione con quanto ho detto prima, un governo di minoranza. Cioè che i voti se li vada a cercare, che deve aggiungere soltanto a maggioranza, che si approvano le leggi, è ben inteso, ma che non può non avere una maggioranza precostituita. Sapete a cosa serve quel meccanismo che c'è nella Grundgesetz, nella Costituzione tedesca, la cosiddetta sfiducia costruttiva? Sì, hai provato a mettermi in difficoltà, prova a trovare un altro al posto mio. Se non trovi un altro al posto mio, allora il regime resta in piedi, il governo resta in piedi, la dialettica parlamentare resta in piedi e di volta in volta si troveranno i compromessi, grande parola, grande virtù che segnala del compromesso, che servono a mantenere la rotta, a mantenere un indirizzo politico. La governabilità è un trucco. Mi sa che i microfoni hanno detto che basta. Prego. Sì, senza... Dato che la tendenza a fare sì che la democrazia prenda questa deriva verso la tirannia della democrazia, quali sono gli anticorpi che la democrazia può esprimere? Perché, voglio dire, si tornerà sempre a... Questo problema si ripropone continuamente, no? Al di là della volontà personale di chi esprime in quel momento il potere. Quindi è una cosa sistemica, non è personalizzabile. Quindi mi chiedo quali sono gli anticorpi, qual è il ruolo dei corpi sociali di Tocqueville-Villena memoria? Due domande secche, chiedo scusa. Ma la seconda non è una domanda, è già una mezza risposta. In realtà mi è molto facile dire quello che stiamo facendo noi qui ora. Quello che è stato fatto
anche su fronti diversi, in quella che pochi avrebbero voluto, questa enorme campagna referendaria durata mesi, eccetera, eccetera. Beh, meno male che c'è stata, perché ha visto il riappropriarsi da parte dei cittadini della politica. Noi abbiamo fatte moltissime iniziative. L'anticorpo deve venire dai cittadini, deve venire dai cittadini. Ovviamente, quando si può, favoriti dalle istituzioni, ma favoriti a mani libere. Discutete. Kant diceva che Federico II diceva: discutete finché volete, ma obbedite. Io ribalto, obbedite fino al punto in cui dovete, ma discutete. Volevo dire questo, che quando parliamo di democrazia, e guardiamo nella storia appunto, in effetti anche la democrazia greca, il demos non erano tutte le persone abitanti dello Stato, nel demos non c'erano i meteci, non c'erano gli schiavi, non c'erano quelli coloro che facevano lavori manuali. Quindi era una democrazia sempre di una piccola, quindi era una dittatura di una minoranza, anche la democrazia greca. E io mi ricordo questo da aver letto la scuola di Francoforte. E poi, diciamo, da Weber a Pareto a Mosca, no? Sostengono che in effetti c'è sempre una oligarchia, l'oligarchia dell'elite. E anche facciamo qualunque tipo di sistema elettorale, però c'è l'oligarchia dell'elite. Il problema è come vengono selezionate le elite. Una volta i partiti selezionavano attraverso c'era il partito del paese che selezionava due o tre sindacalisti bravi o che prendevano la parola, che studiavano, eccetera. E poi c'era una certa selezione. Adesso la selezione avviene, magari uno tipo c'ha i soldi, va in televisione, oppure giornalisti, tutti che giornalisti, gente di spettacolo, eccetera, diventa elite, diventa classe politica in questo senso. Quindi diciamo il concetto di democrazia è sempre difficile. Secondo me adesso dell'epoca nostra è diverso dallo Stato liberale dell'Ottocento. Lo Stato liberale dell'Ottocento, quali erano le funzioni dello Stato allora? Erano le funzioni che lo Stato non doveva mettere le mani nell'economia, perché giustamente il laissez-faire, il laissez-passer doveva essere il principio cardine. Quindi lo Stato serviva alla sicurezza esterna e alla sicurezza interna, queste erano le funzioni. Ma adesso noi lo sappiamo che le funzioni del governo e quindi dello Stato sono tantissime, sono il governo dell'economia principalmente. E il governo dell'economia, con la democrazia diffusa, mi pare che sia proprio incompatibile. Insomma. Non possiamo pensare che la democrazia la facciamo veramente con il web, che tutti da casa aumentiamo di un punto il debito pubblico o di mezzo punto e tutti diciamo sì o no, ed è quella democrazia, insomma, no? Ci sarà sempre un'elite che deciderà. Certamente democrazia però è fissare dei punti cardine, la ripartizione dei poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale, e poi la divisione tra Stato etico e Stato di diritto. Cioè io non posso chiamare il popolo per decidere, o il popolo, dico la maggioranza per decidere su questioni etiche, no, perché appunto dobbiamo separare e pensare sempre ad avere uno Stato di diritto, con una separazione dallo Stato etico da quello di diritto e della tripartizione dei principi. Poi i metodi di elezione capisco che influiscono talmente, no? Però non ci sono ideali, a meno che non pensiamo che veramente
con il web possiamo avere la democrazia attuata, insomma, e decidere su tutto con un clic. Grazie. Troppe questioni. Troppe questioni. Sì, ho messo troppe questioni. Bene, allora, si lasciano in sospeso, è bello anche che rimangano così alcune cose, anche perché non si può mai chiudere esaurendo le questioni. Vabbè, io appunto rinnovo i ringraziamenti all'amministrazione, al sindaco e al professore che ci ha fatto capire come veramente la democrazia sia qualcosa che deve limitare i poteri della maggioranza e ha slegato questa coppia che sembra che anche nel nostro modo di ragionare sia indissolubile, perché maggioranza e democrazia possono essere visti in maniera contrapposta. E, appunto, come avete visto, l'analisi è stata stringente, è stata profonda e quindi è stato molto bello. Voglio anche dire che, visto che solo per dirvi una cosa in più e poi ci salutiamo, che è stato anche molto bello l'accenno che è stato fatto a questo discorso che debbano essere i cittadini, che sono attività come queste che promuovono la nascita di anticorpi e di discussioni che possono costruire un'opposizione reale. E infatti il professore, per esempio, oltre ad essere un analista della politica, è anche una persona che insieme a filosofi importanti come Bodei o Salvatore Veca promuove i seminari di filosofia politica, la scuola per la buona politica a Torino. Noi abbiamo avuto anche una sollieva qui quest'inverno e ci ha parlato di questa, di Valentina Pazze, che ci ha raccontato degli incontri. E quindi è bello vedere come la filosofia, sì, può essere fatta in maniera complessa, difficile, però è sempre qualcosa che appunto ha un ruolo, è qualcosa che agisce nella società, che deve essere presa in questo modo. Io penso che stasera questo sia stato fatto, quindi grazie a voi. Il prossimo appuntamento giusto, sono tre gli appuntamenti, e il prossimo è con il professore Borrelli dell'Università di Napoli il 2 giugno, venerdì della Repubblica, quindi anche questo significativo. Il titolo è Dalla rivoluzione alla democrazia del comune. Di nuovo si torna a parlare di democrazia, collegata con altre due parole chiave della nostra contemporaneità, comune e rivoluzione. E poi abbiamo il 14 giugno Gennaro Carillo, che farà una lezione sulla crisi della democrazia tra commedia e tragedia. Anche questo, un discorso sull'antico, ci domanda il professore Carillo, immagino che avremo modo di sentire la sua risposta e di appassionarci anche, continuare magari le questioni che sono state aperte stasera possono essere di nuovo riprese. Quindi grazie e al 2 giugno.